Mister, cominciate con una vittoria qui a Melito, un risultato importante per voi. Sì, il risultato sinceramente è un inizio comunque importante, ma alla fine non abbiamo fatto nulla. L'unica cosa che mi preme dire comunque che devo ringraziare questi ragazzi che sono fantastici, sono splendidi. È una società che mi ha messo a disposizione, cioè una squadra, sinceramente credo, comunque di persone splendide, al di là di comunque che il campionato è molto lungo, al di là di come andrà comunque, come finirà, che ancora siamo alla prima giornata, quindi siamo solo all'inizio, e è un punto di partenza. Cioè ancora iniziamo partita per partita sperando di migliorare la classifica dell'anno scorso. Oggi non ce n'è un importante perché tutti fino alla fine hanno comunque lottato, soprattutto con questo caldo in un campo comunque pesante, quindi migliore sotto tutta la squadra, tutti dal primo all'ultimo, non c'è uno che spicca su tutto. Grazie mister. Sì. Mister, cominciate male. Sì, abbiamo iniziato male purtroppo, speravamo in un esito diverso, però non lo so, guarda, intanto era una giornataccia, caldo, infernale, ci siamo ritrovati sotto di un gol, poi hai visto c'è stata l'espulsione, quindi si è fatta dura, loro erano una squadra quadrata, ci sono stati alcuni episodi che non ci hanno favorito. Sì, sul 3-1 c'è stato un momento in cui il nostro attaccante se ne va e là il calcio del rigore, l'espulsione, l'arbitro non lo so, sicuramente non ha visto, là poteva cambiare la partita, si andava sul calcio del rigore, su un probabile 3-2 con l'espulsione del loro giocatore, quindi parità numerica, e lì poteva cambiare, invece così non è stato. E pur... Quindi cosa c'è da salvare? Il secondo tempo? Te l'ho detto, l'unica cosa di buono è che è stato un grosso allenamento. La prendiamo così e speriamo in un futuro migliore, anche se ci dobbiamo rendere conto che la seconda categoria è una categoria un po' tosta, dove ci sono squadre attrezzate come quelle di oggi, e sicuramente ne troveremo ancora squadre ancora attrezzate come queste, forse meglio, quindi bisogna rimboccarsi le maniche, non bisogna abbattersi perché il calcio è anche questo. Ci sono stati alcuni episodi che potevano cambiarlo, come ti dicevo. Purtroppo tutto ci è andato per il verso, quindi ci siamo ritrovati in inferiorità con tutta la difesa fuori, perché Bacigliere, ti faccio presente che è uscito dopo 5 minuti, già ha chiesto il cambio. Quindi come mai è uscito? Non stava bene. Ha avuto un risentimento muscolare, già in settimana aveva avuto qualche fastidio, però pensavamo di averlo risolto invece. Quindi senza Bacigliere ed Enrico dietro si fa dura per una squadra come la nostra.